Buongiorno a tutti e buon sabato, bentrovati. Come state? Io bene, infatti resto a casa e resto a casa con voi per cercare di tenervi qualche minuto compagnia. Oggi parliamo di un argomento molto attuale e molto comune, la fibromialgia. La fibromialgia non è altro che una malattia molto frequente che è associata a dei dolori, quindi delle algie muscoloscheletriche che sono diffuse nel nostro corpo, che possono provocare rigidità, delle parestesie, quindi dei formicolii, sicuramente possono disturbare il sonno e possono essere associati a della fatica associata appunto a dei tender points. Che cosa sono i tender points? I tender points, come dice il termine stesso, sono dei punti dolorabili che in medicina appunto sono provocati dalla pressione che viene esercitata su quel punto stesso. La fibromialgia prevale nettamente nel sesso femminile, anche se negli ultimi riscontri anche diversi uomini possono soffrire di questa patologia. La prevalenza della fibromialgia è associata al 3,4% nelle donne e solo nello 0,5% negli uomini. Nel passato si riteneva che questa condizione prevalesse nelle persone giovani, ma negli ultimi studi si è evidenziato invece che circa il 7,4%, quindi una percentuale che non è proprio irrilevante, colpisce anche le persone tra i 70 e i 79 anni. In alcuni centri di reumatologia, proprio perché la fibromialgia è classificata come patologia reumatica, la fibromialgia è diagnosticata con una frequenza del 20%. Esistono poi una serie di classificazioni che possono contraddistinguerla. Infatti, l'American College of Rheumatology ha dato dei criteri proprio per la classificazione. Sicuramente c'è la presenza di un dolore diffuso, quindi in diverse parti del corpo, e il dolore è classificato secondo queste caratteristiche. Può esserci un dolore all'emisoma di sinistra oppure all'emisoma di destra. Per emisoma non si intende altro che una delle due metà del corpo, definite proprio in un piano sagittale. Poi un altro dolore potrebbe essere al di sopra oppure al di sotto del cingolo pelvico, quindi del bacino, oppure un dolore dello scheletro assile, cioè la parte del rachide, quindi rachide cervicale, rachide toracico oppure rachide lombare. Ma qual è il core sintomatologico che caratterizza questa patologia? Sicuramente abbiamo già detto dolore, una forte rigidità, un'astenia, quindi una debolezza di base. I disturbi del sonno che non sono assolutamente da sottovalutare, e poi ci sono una serie di sintomi che sono più psicologici, quindi ansia, depressione, poi abbiamo del formicolio, quindi delle parestesie, come accennavamo prima, alterazioni cognitive, quindi anche la memoria comincia un pochettino a venir meno. Sicuramente avremo anche delle problematiche metaboliche, come ad esempio il colon irritabile, la sindrome della vescica irritabile, quindi una predominanza maggiore ad esempio ad andare ad urinare, la cefalea che è quasi sempre presente nelle patologie reumatiche, una sensitività chimica multipla, quindi saremo più sensibili ai farmaci. La sindrome delle gambe senza riposo, ovvero quella sindrome che colpisce i soggetti quando si mettono a letto e non sanno dove devono mettere le gambe, perché hanno quella sensazione di fastidio che non è proprio un dolore, ma proprio delle gambe senza riposo, cioè non sanno dove devono mettere le gambe, non riescono ad addormentarsi perché le gambe creano un forte, forte, forte fastidio. E poi un'ipotensione ortostatica, quindi una pressione inferiore. Quindi bassa quando si sta in posizione eretta, quindi in piedi. La caratteristica principale di questa patologia è una positività alla digitopressione di 11 su 18 tender points che sono stati classificati appunto dalla classificazione del College di Reumatologia. Il primo tender points sono tutti bilaterali. Il primo è a livello dell'occipite, quindi la parte dietro la testa, il muscolo trapezio, che è un muscolo che sta in questa zona.
ed è sempre anch'esso bilaterale. Il muscolo sovraspinoso, che come abbiamo visto è un muscolo che sta sopra la spina e fa parte ovviamente della cuffia dei rotatori. La seconda costa, noi ne abbiamo diverse di coste, ma la seconda, un tender points positivo alla seconda costa, potrebbe essere sintomo insieme ad altri 11 della sindrome della fibromialgia. L'epicondilo laterale, quindi stiamo parlando del gomito, il gluteo, quindi stiamo parlando della natica, il grande trocantere, che è la parte laterale della coscia, e poi il ginocchio, quindi entrambe le ginocchia. Sono 9, se li moltiplichiamo per 2 fa 18. Se 11 di questi 18 sono positivi, allora possiamo pensare di essere soggetti a fibromialgia. Ma la diagnosi di fibromialgia non è semplice, nel senso che molto spesso viene classificata come un disturbo psicologico, psichiatrico, dato da depressione, da stress, da ansia, ma in realtà è tutto tranne che queste patologie a livello proprio di psicologia. L'eziopatogenesi di questa patologia: nella patogenesi della fibromialgia sicuramente sembrano avere una rilevanza molto importante appunto questi disturbi di tipo psicologico, proprio perché se ogni giorno mi sveglio con un dolore differente, a un certo punto io stesso penso di essere, lo mettiamo tra virgolette, pazzo. In realtà sono dolori che sono veri, che sono percepiti in maniera significativa dal paziente e quindi non devono essere sottovalutati. Infatti molti pazienti che soffrono di malattie psichiatriche hanno anche una patologia reumatica come la fibromialgia, proprio perché avere continuamente dolore ti porta a soffrire di uno stress psicologico molto importante. Ma noi che cosa possiamo fare effettivamente per questo tipo di patologia? Quali sono le terapie ad oggi maggiormente utilizzate? Esistono delle terapie che sono non farmacologiche e delle terapie che sono farmacologiche. Tra le terapie farmacologiche, il reumatologo dal quale andiamo, quindi che diagnostica questa patologia, sicuramente potrebbe darci due farmaci, che sono il Flexiban e il Sirdalud, che sono entrambi dei miorilassanti, proprio per cercare di andare appunto a rilasciare quelle che sono le tensioni maggiori che si sono create proprio a livello dei tender points. Mentre per quanto riguarda la parte non farmacologica, sicuramente ci sono delle terapie fisiche come ad esempio la TENS, che la ionoforesi, la termoterapia, quindi sono maggiormente terapie per le tendinopatie, quindi per delle sofferenze dei tendini, ma vengono utilizzate in maniera importante anche per questo tipo di patologia. Sicuramente dal punto di vista non farmacologico possiamo anche avvalerci della consulenza del fisioterapista che potrebbe andare a rilasciare le tensioni appunto create a livello muscolare facendo delle piccole inibizioni o comunque tutte delle tecniche molto rilassanti per cercare appunto di andare a rilasciare tutte le tensioni. Quindi sicuramente bisognerà associare, per avere la terapia migliore, sicuramente la terapia farmacologica data dal medico e la terapia fisica o comunque di mobilizzazione fatta dal fisioterapista. Questo è un argomento che a me sta molto a cuore, perché purtroppo la maggior parte dei pazienti si sente abbandonato, si sente escluso dalla società, si sente non capito, quindi la diagnosi precoce di questo tipo di patologia, che purtroppo ad oggi ancora non si può guarire totalmente, però è importante aiutare questi pazienti, perché pensare di provare dolore tutti i giorni in punti diversi del corpo non è assolutamente piacevole. Quindi cerchiamo di, a livello medico, quindi medici, mi rivolgo a voi, cercate di diagnosticare questa patologia nel più breve tempo possibile, e a tutti i terapisti come me, cerchiamo di aiutare questi pazienti senza farli sentire inferiori o comunque cercando di aiutarli il più possibile. Quindi mi raccomando a tutti,
Diamoci forza e cerchiamo di aiutare questi pazienti fibromialgici. Io vi ringrazio anche per oggi per avermi ascoltato. Mi raccomando, continuate a seguirmi su tutti i miei social, Facebook, Instagram, YouTube. E non posso, come sempre, terminare il mio video ringraziandovi enormemente per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno. Per me siete estremamente preziosi. E ai miei alunni, ragazzi, lunedì si riprende, quindi forza e coraggio che vi voglio tutti sintonizzati alle 9 di lunedì 30 marzo per la nostra lezione di ortopedia online. Grazie a tutti e buon weekend. A domani. Ciao!